Il primo caffè glielo offre una signora invitandolo dal balcone. Non votava da anni, dice, ma si ricordava di lui, Buteletto, nell'estate a Sant'Anna d'Alfaedo e così è andata al seggio per sostenerlo. Damiano Tomasi va verso il ballottaggio confermando la strategia che l'ha portato al 40% al primo turno. Nessun selfie coi big della politica, niente slogan, solo strette di mano e chiacchierate coi cittadini porta a porta. A cominciare proprio da Golosine e Santa Lucia, i rioni in cui è sboarina ad avere un bacino di voti importante. Questo non lo so, sicuramente è uno dei tanti quartieri popolari di Verona e sta andando bene. Ho sentito molta voglia di farsi ascoltare, di raccontare la propria quotidianità ed è quello che mi aspetto di fare anche nei prossimi giorni, ma non solo nei prossimi giorni, mi auguro di poterlo fare anche nei prossimi anni, perché credo che sia questa l'impostazione che dobbiamo dare alla nuova amministrazione. Prima al mercato, poi per le strade, in piscina e alla scuola media Manzoni, dove il 50% degli studenti ha un cognome straniero. Abbiamo parlato di quelli che sono i bisogni soprattutto degli istituti comprensivi del comune di Verona, soprattutto gli istituti comprensivi della zona della periferia, hanno bisogno di attenzione a quelle che sono le infrastrutture, che spesso sono cadenti, le condizioni di sicurezza e il problema è il problema dei ragazzi, in questo caso, che dal Covid sono rimasti traumatizzati e che portano con sé gli effetti appunto di questi 2 anni di pandemia. Sulle strategie dell'avversario sboarina al ballottaggio, Tomasi non si sbottona, saranno le urne a parlare. Come è stato con la campagna elettorale, ognuno fa e propone l'idea di città che è nelle proprie corde. La nostra proposta politica ha messo fin da subito al centro Verona, e oggi più che mai vogliamo rimetterla ancora di più al centro, perché il 26 i cittadini hanno la possibilità di scegliere un tipo di politica o un'altra. Noi continuiamo con la nostra idea di politica e personalmente mi piace molto l'idea di essere nella città in queste 2 settimane per abituarmi ad esserci anche nei prossimi 5. E sulle critiche del sindaco uscente all'inesperienza amministrativa dei candidati e dello stesso Tomasi. Ma non so dove sia la sorpresa, visto che è uno dei motivi per cui mi sono candidato, avere la possibilità di portare in politica persone che in questo momento o negli anni scorsi non si sono mai impegnati, invece adesso trovano la voglia, l'energia e la possibilità di impegnarsi e di mettersi in gioco per una città che, come ho detto, ha bisogno di energia nuova.